Guardarlo è utile, eh? Guardiamo quello che fanno gli altri, mi fermo, faccio solo una delle due cose, o il piede o la mano, e poi gradualmente provo a reinserire l'altra. 8 e 8. La cosa migliore sarebbe ripartire con le mani. Quando ho difficoltà che vedo che non sono in linea, mi fermo, osservo e riparto con le mani. 2, 3, 4. Dopo aver capito dove sta quello composto e quello scomposto, mi attivo in quella direzione. Ok? Partiamo tutti con 8 volte e 8 volte. Partiamo tutti con il sasso destro, con il sasso sulla mano destra. Ok? Di conseguenza il primo piede ad attivarsi sarà il sinistro, ok? 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Ok, studiamo un attimo questo passaggio che è importante. Il 7 e l'8 sarebbe 7. Qui l'operazione da fare è solo una: fermare i piedi, aspettare la mano o no. Facciamo solo il passaggio chiave, quindi rallentatore 7 8 1 ok, ancora 7 8 1, niente piede, sull'uno nuovo non c'è il piede. Vai. Bene, esatto, non è il tip tap. Che verrà anche questo. Pronti? Sette. Attenzione, facciamo tutti con il piede giusto, cioè diamoci questa linea che ci serve anche per capire bene come funziona. Il 7 è al sinistro, quindi 7 8 1.